vi invito a guardare quella macchina lì dietro. Guardate, guardate quanto è lontana da me. E adesso guardate in sorpasso quanto si allarga. Guardate, guardate anche quest'altra adesso. Dietro, tranquilla, aspetta. Aspetta di avere la visibilità giusta. La strada ovviamente è larga, bella, asfaltata. Io sono un ciclista solitario, non sto a coppia, quindi non avrebbe nessun ostacolo a fare il pelo o la rasetta, come ho sentito dire ad alcuni automobilisti. Sta lì, tranquilla, dietro. Davanti ci sono una serie di dossi, quindi di piccole salitine, quindi non si vede esattamente, non si ha la miglior visibilità possibile. Quindi nel dubbio sta lì dietro, tranquilla. Non suona, non sta sbraitando. Tra l'altro, guardate, a proposito del metro e mezzo in fase di sorpasso, guardate quanto rimane distante da me. Questo perché? Perché c'è la distanza di frenata di sicurezza. Se io cado, buco, o mi succede qualcosa, o improvvisamente finisco a terra, chi mi viene dietro non deve passarmi sopra. Deve esserci tutto il tempo affinché la persona si possa fermare senza arrecare un danno. Quindi questo è soltanto, guardate, sono ormai 4.000 chilometri che sto pedalando e vi garantisco che questo è l'ordinario. Poi certo, ci può essere l'esperienza del singolo, magari quello che guida un po' peggio di un altro, ma questa è la media, ragazzi. Quindi fatelo vedere ai vostri amici automobilisti, guardatelo bene voi e memorizzate alcuni concetti. Il concetto di "c'ho fretta, devo passare" non esiste. Il concetto di "scansati, levati" non esiste. Il concetto di "e se mica posso finire dall'altra parte o aspettare che ci sia la corsia libera" non esiste. Tutti concetti che purtroppo dovremmo iniziare a fare nostri. Ora vi saluto, c'è un po' di fiatone. Il Missouri è bello, soleggiato, fresco al mattino, ma credo che tra un po' arriverà il grande caldo. Ciao! Anche i vostri amati furgoni, quelli che dite che devono andare al lavoro e che quindi non possono perdere tempo dietro noi ciclisti, lì aspettano e adesso con calma, tac, dall'altro lato. Belli distanti, così non si rischia di uccidere qualcuno, capito? Dai, vi faccio vedere l'ultima, la terza, 3 su 3 di questa mattina, gli ultimi 3 sorpassi, ecco. Guarda, guarda la distanza. Ve lo faccio vedere perché tanto poi ci sarà l'imbecille di turno che dirà "no, ma è una persona strana, atipica, è un caso isolato". 7.000 chilometri che è così, 7.000. Con alcune sfumature, diversità, in base allo stato. Sono 7.000 chilometri che è così, guardate. All'altro lato della strada, ben più del metro e mezzo, perché un ciclista se gli passa vicino con lo spostamento d'aria o inavvertitamente o battendo con lo specchietto lo puoi uccidere, ammazzare.